Restiamo in ambito di maltempo perché, come avete ascoltato nel riassunto, spiccava la conseguenza che questo acquazzone ha avuto a Gallarate, una conseguenza piuttosto spropositata, se pensiamo che solo 2 giorni di acquazzoni hanno addirittura provocato danni che rischiavano di far male anche alle persone. Ne parliamo con il gruppo di opposizione di Forza Italia, che se la prende con l'amministrazione comunale, l'accusa di lassismo, trascuratezza, scarsa manutenzione della città. Ne parliamo con Alberto Bilardo, che poi si accanisce anche sul capitolo Morigia. Un saluto ad Alberto Bilardo, portavoce di Forza Italia Gallarate. Siamo reduci da un acquazzone di 2 giorni che a Gallarate ha provocato qualche problema. Ecco, nel bilancio di fine anno della vostra forza politica di opposizione, una riflessione anche su questo argomento. Sì, partiamo dalla fine perché è la fine che dà un'idea di come è stato gestito quest'anno. Siamo di fronte a un evento meteorico che non è eccezionale, anche se è importante, e a fronte di questo ci troviamo la città di Gallarate che va quasi sott'acqua. Abbiamo ponti sommersi, abbiamo addirittura 2 automobili che sono rimasti intrappolati in un ponte, e questa è una cosa che francamente nel 2013 nel profondo nord, Gallarate Italia, è preoccupante. È un indice di abbandono della città, di cattiva manutenzione. Non è possibile che si vada in crisi per un evento meteorico di questo tipo e che le persone siano esposte a questi rischi senza avere un minimo feedback neanche da parte dell'amministrazione. Cioè, noi sappiamo del comandante Bezzon che era presente sul territorio grazie ai mezzi di informazione, ma del sindaco e degli assessori preposti non abbiamo nessuna notizia. Insomma, siamo una città un po' abbandonata a se stessa. Per quanto riguarda il bilancio preventivo, cioè quello su cui Forza Italia si occuperà soprattutto nel 2014, sappiamo che in auge c'è ancora la questione Piscina Morigia. E la piscina Morigia è sempre un tema caldo. Vedete, noi siamo passati poco prima di Natale in consiglio comunale, abbiamo saputo dalla mattina alla sera che l'intenzione era quella di affidare all'esterno, alla Federazione Italiana Nuoto, che non è un ente pubblico ma un ente di diritto privato, come dice lo statuto, la gestione della piscina. E ci siamo stupiti della mancanza di trasparenza. Insomma, è possibile che una cosa così importante venga buttata lì all'ultimo momento, venga passata quasi in cavalleria come se fosse una cosa ovvia? Perché invece non seguire, se proprio si doveva, la procedura di una gara pubblica? Con una gara pubblica sarebbe stato tutto più tutelato. E poi, se fino ad oggi è funzionato così, per quale motivo abbandonare la gestione pubblica che tutto sommato ha sempre garantito l'utilizzo dell'impianto da parte di tutti i cittadini in modo più che decoroso e con soddisfazione di tutti gli utenti? Abbiamo l'impressione che anche su questo settore ci sia un'improvvisazione dominante.